Se volete aggiungere denaro, aggiungere l'apps e molto altro ancora, è tutto sul vostro account oppure account modati su tutte le piattaforme di GIT online a prezzo più basso d'Italia, potete contattare GIT Edupati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, qui è ZWillix che vi parla e Rockstar Games questa settimana ha deciso di regalare 500.000 e un'auto gratis, ovvero la Hot Rink Sabre, che sarebbe una sportiva che costa $830.000, a tutti i giocatori di GTA Online. Innanzitutto, per avere l'auto basterà fare accesso, andare su Super San Andreas Super Autos, tre porte e scorrete finché non troverete la Hot Rink Sabre gratis. Parlando dei soldi invece, innanzitutto per avere $200.000 dovete vincere una partita di scorte al volo che potete trovare andando nel menu di pausa tra le modalità competizione. Ne fate una magari con un vostro amico uno contro uno e vi scambiate le partite, se così possiamo dire, vincete voi una partita e poi una al vostro amico, oppure andate in pubblica e cercate di vincerne una, insomma. Vincete una partita e dentro 72 ore dalla vittoria della partita, attenzione, non del round o dei round, ma della partita, che poi la partita sia di 2 round o 99 round, non importa, riceverete i soldi entro ovviamente 72 ore da questa vittoria. Mentre per gli altri $300.000, che ci metteranno ad arrivare un po' di più, dovete entrare sul vostro account social club, dell'account con cui giocate a GTA Online, e dovete unirvi sia alla crew di Sprank che alla crew di Ecola. Questo perché non si sa quale delle due crew vincerà, e Rockstar ovviamente con questo bonus premierà solo la squadra vincitrice. Quindi nel dubbio entrate in tutte e due le crew e settatele almeno una volta entrambe su crew attive. In questa maniera, dopo il 14 settembre, riceverete i $300.000. Comunque ho sentito su internet che la squadra Sprank è tipo in vantaggio rispetto sulla Ecola. Questo chiaramente non ne ho idea, comunque fossi in voi non rischierei e entrerei in tutte e due le crew, appunto settandole almeno una volta entrambe su crew attive, e poi chiaramente lasciate attiva quella che insomma ti fate, no, tra virgolette. Non solo, perché Rockstar Games poi alla squadra vincitrice regalerà anche cappellini, zaini del paracadute e dei vestiti. Dovete anche sapere che questa settimana abbiamo due completi integrali in regalo di entrambe le bevande, ovvero sia insomma il completo integrale della Ecola che dello Sprank, tutte le armi corpo a corpo, due livree per qualsiasi auto, sia di Sprank che di Ecola, e il fumo per i veicoli rosso e verde. Vi ricordo anche che ovviamente se avete un account Twitch Prime collegato al vostro social club riceverete un ulteriore bonus gratuito di $125.000 per aver giocato questa settimana. Che cos'è questa cosa della Ecola e dello Sprank? Praticamente c'è una specie di sfida come quella che fece la community anni fa tra gli alieni, però questa volta è una sorta di cosa ufficiale, se così possiamo dire, da parte di Rockstar Games, e praticamente potete votare attraverso diverse funzionalità quale team preferite, se Sprank o Ecola. Potete votare appunto joinando nelle crew ufficiali, consumando Sprank o Ecola, prendendoli ovviamente tra gli snack, nei negozietti, insomma nell'ufficio, eccetera eccetera eccetera, scegliendo quale vestito indossare dei due e così via. Tutte queste sorte di funzionalità, no, insomma, vi danno un voto alla squadra che vorreste far vincere. Dopo il 14 settembre si andrà al conteggio dei voti e Rockstar stabilirà quale team ha vinto, quindi i soldi dovreste riceverli dopo il 14 settembre, insomma i $300.000. Teoricamente, vi ripeto nuovamente, che joinando in entrambe le crew e settandole almeno una volta come attive dovreste ricevere quei dollari. Questa settimana vi ricordo che Rockstar ha anche rilasciato le 100 bustine da raccogliere per Lamar, che ottenendole vi darà una maglietta. Inoltre, raccogliendole in tutto dovreste ricevere sia $150.000 che 100.000 RP. Poi è stata rilasciata anche la M16, ovvero la carabina d'ordinanza, un'arma sbloccabile raccogliendo 5 pezzi in 5 diverse scene del crimine. Ho fatto una guida su come sbloccare, quindi se volete darci un'occhiata troverete il link qua sotto in descrizione. Inoltre è stata rilasciata anche la Brioso 300 White Body, trasformabile da Benny Motorworks. Riguardo gli eventi, questa settimana abbiamo triplo guadagno su tutte le serie di sfide sfrenata Super San Andreas, quadruplo guadagno di soldi del RP su tutte le missioni di Lamar e triplo guadagno su tutte le modalità competizione scorte al volo, quella in cui se ne vincete una Rockstar vi darà un bonus di $200.000. L'auto del casino è la Paragon R, il veicolo di prova di AO è la Cyclone 2, i veicoli di prova dell'autorad 1 normali sono la Hustler, la R7B e la Bestia GTS, mentre se arriverete almeno in quarta posizione per 4 giorni di fila nelle gare dell'autorad 1 di Los Santos riceverete una BF Club verde Sprank.
Prova a tempo della settimana in questi punti della mappa. Gli sconti che personalmente consiglio sono il 40% di sconto sul Nightclub, il 50% di sconto sulla XLS, sulla Vacca, il 40% di sconto sulla PR4, sulla RS7B, sulla DR1 ed infine il 30% di sconto sulla Ocelot Jugular. Riguardo le curiosità sulla nuova Brioso 300 White Modi, trasformabile da Benny ad un costo di $585,000, si tratta della Fiat Abarth del 1960 e queste sono le sue personalizzazioni. Dopo aver visto la personalizzazione, passiamo al test d'aeroporto della Brioso 300 White Body contro la BF Club. Non sto a perdere tempo, vi dico subito che la BF Club a parer mio è una compatta mille volte migliore di questa. Questa Brioso di Benny non la consiglio affatto se non semplicemente per estetica o cazzeggio, ma sicuramente non è un'auto con cui si può gareggiare nella categoria delle compatte, anche perché ha un controllo pessimo e un'accelerazione oltre che una velocità massima che lasciano un po' a desiderare. Quindi se proprio state cercando un'auto della categoria compatte, comprate una BF Club, oppure ancora meglio cercate di sbloccarla gratuitamente grazie alle sfide dell'autoraduno, visto che questa settimana il premio dell'autoraduno è proprio una BF Club. Team Spranco, Team Cola, fatemelo sapere tra i commenti. Da ZWillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video.